e anche tutti coloro che si sono opposti a quella che era stata definita la soluzione finale da parte del nazifascismo. Ecco, io, il mio compito questa mattina è quello di spiegare un po' come sarà organizzata la mattinata, precedendo l'intervento che poi farà il sindaco in via Paolo Sarpi. Tra pochi minuti, avremo la testimonianza di Sabina Ruppel, deportata del campo di concentramento di Ravensbrück, e sua nipote Ivana Paor, a cura dell'ANED, sezione di Pordenone, gruppo di San Vito. Il comune di San Vito al Tagliamento organizza diverse attività culturali dedicate a questo giorno, proprio perché il suo scopo non è tanto quello di omaggiare il ricordo dei tanti morti derivanti da questa terribile guerra, ma proprio quello di conoscere, comprendere affinché ciò non abbia più a ripetersi. Ecco perché ci saranno le testimonianze che ci racconteranno episodi avvenuti durante il nazifascismo, ma ci saranno anche un'iniziativa molto bella di cui parleremo tra poco, fatta proprio dal volontariato per costruire un banco da dedicare poi alle scuole, proprio perché venga tramandato un po' tutto quello che è avvenuto durante quel periodo e quello che hanno subito anche gli studenti, i ragazzi che hanno vissuto quel periodo. Ci sarà poi alle 18 in Teatro Arrigoni questo pomeriggio la presentazione del libro Il peso del perdono di Gianni Zanolin, a cura di Nicola Degli Quadri e in collaborazione con la nostra biblioteca civica, e questa sera alle 20:45 la proiezione del film Quel giorno tu sarai, a cura del gruppo Cinema San Vito. Ecco, io devo fare dei ringraziamenti proprio per questa iniziativa del Banco d'Inciampo. Perché Banco d'Inciampo? Noi abbiamo costituito un gruppo a San Vito al Tagliamento, un tavolo che sta preparando la deposizione delle pietre d'inciampo, che sono delle pietre nelle quali vengono ricordati i cittadini di San Vito che sono stati deportati durante la persecuzione nazifascista. Questo avverrà il prossimo anno, proprio perché dobbiamo aspettare che l'artista che porta queste pietre abbia la disponibilità di venire a San Vito. Nel frattempo dei volontari hanno deciso di andare avanti con questa iniziativa. Un banco riprodotto come era negli anni 20, che ci ricorda quello che è avvenuto dopo l'emanazione delle leggi razziali, cioè gli studenti ebrei sono stati cacciati dalle scuole. Ecco, questo banco viene donato dall'ANPI, con il sostegno anche dell'ANED, ed è stato realizzato da dei volontari. Io voglio ringraziare in particolare Pierangelo Metz, che lo ha costruito, Andrea Schinchiereol, che lo ha dipinto, ma un ringraziamento particolare lo faccio a Luigi Mastroianni, che ha avuto l'idea e ha coinvolto e coordinato tutto il gruppo, poi appoggiato proprio dall'ANPI, che ha deciso di sposare l'iniziativa e donarla alle scuole, in modo che poi, attraverso proprio il tavolo che abbiamo insieme all'ANED, insieme all'ANPI e alle scuole, decidere come utilizzarlo proprio per far conoscere ancora una volta questo terribile episodio delle leggi razziali e della cacciata degli studenti dalle scuole. Quindi un grande ringraziamento, chiedo un applauso ai volontari che hanno fatto questo grande lavoro. Un ringraziamento particolare anche a Eraldo Brunettini, il fotografo che ha fatto le fotografie che poi raccontano anche un po' questa idea, questo lavoro che poi sarà consegnato alle scuole di San Vito al Tagliamento. A proposito delle scuole, io ringrazio e saluto gli studenti, gli insegnanti qui presenti dell'Istituto Comprensivo Margherita Hack, dell'ISIS Paolo Sarpi e del Liceo Le Filandiere. Ecco, vi ringrazio. Ora, un altro saluto lo voglio fare a tutte le autorità presenti, naturalmente, il sindaco, gli assessori, i consiglieri comunali, le autorità. Saluto
il nostro Dino Candusso, Athos, sempre immancabile in queste occasioni, saluto anche con molto affetto Antonio Piacentin Gallo. Ecco, grazie mille, ora darei la parola a Francesco Endrigo, presidente dell'AMPI sezione di San Vito, che ci racconta questa iniziativa del Banco d'Inciampo. Grazie.